Cari amici, buongiorno. Mi scuso perché ultimamente non ho potuto mettere dei video, purtroppo il Covid ha preso anche me e sono stato bloccato a casa. Oggi vorrei presentarvi una cartuccina in calibro 28, ottima per i tordi, che mi ha suggerito il mio amico Manuel. Non so se voi conoscete il suo sito, ve l'ho presentato altre volte, balistica applicata alla ricarica. Lui ha messo a punto questa cartuccina e l'ha bancata e me l'ha proposta. Io devo dire che l'ho voluta provare personalmente sui tordi. Mi ci sono trovato veramente bene, chiaramente nei tiri entro i limiti del calibro 28. Diciamo un 25-30 metri non lasciava scampo. Quindi una buona cartuccina per i tordi, leggera alla spalla, efficace. Mi sento veramente di consigliarvi. Ora vi mostrerò anche i dati di banco che gentilmente Manuel ci ha fornito. Volete andare nel suo sito, penso che troverete anche tante informazioni, comprese quelle riguardanti questa cartuccia. Ok, questa è la sua pagina Facebook, ve l'ho mostrata. Vediamo un pochettino invece la cartuccia com'è fatta. Ricordo sempre, impariamo a caricare chiocciolibero.it se volete contattare me. E vediamo un pochettino. In calibro 28, MB per 36 è la polvere che abbiamo scelto. In dose di 21 grammi il piombo. Possibilmente io l'ho fatta col piombo 10. E la carica sono 2870615 1.05x21 ZWM21 e Stellara 61. Attenzione perché Manuel ha bancato credo con piombo 7,5, mentre io personalmente l'ho fatto realizzato in piombo 10. Quindi questi sono i valori del piombo 7,5, quello del piombo 10 saranno leggermente più alti. Però il riferimento è quello e comunque cambierà sicuramente in base alle temperature e alle condizioni in cui la sparate. Ottima cartuccia, veramente da fare. Vediamo un pochettino. In 2870 615 1.05 di MB x 36 per 21 grammi di piombo. Come borra ho scelto la ZWM21, che è una bellissima borra della Baschera e Pellagri, e abbiamo chiuso il tutto in stellare a 61. I valori che abbiamo ottenuto, quindi questa è la cartuccia in genere, i valori, dicevo, che abbiamo ottenuto sono tempi di canna 2827, quindi ottimi, una velocità di 382 metri al secondo, che in un calibro 28 ci sta tutta, e una potenza massima di 751 bar, quindi cartuccia assolutamente tranquilla da poter utilizzare in qualunque arma. Tra l'altro il fatto che la potenza sia intorno ai 750 è anche positivo, soprattutto se si vuole sparare con temperature più basse, perché risente poco della variazione di temperatura e si mantiene sempre una buona cartuccia. Questa è, nuovamente vi mostro la schermata con la formula generale della cartuccia, di tutto il dosaggio, se ve lo volete appuntare. E possiamo passare all'esecuzione vera e propria. Come si fa questa cartuccia? Molto semplice. Allora, per fare la cartuccia io ho utilizzato dei bossoli che già avevo stampato a marca MB e ovviamente col piombo 10. Devo pesare 1,05 g di MB x 36. Niente di strano o di difficile. L'ho utilizzata, ragazzi, al rientro dei tordi oltre sera. Devo dirvi che mi è piaciuta, mi sono divertito. Ha funzionato abbastanza bene, certo non fatti i proibitivi, però con la mia 3 stelle ho avuto le mie soddisfazioni. La borra. A questo punto possiamo pesare il piombo. 21 grammi. Con l'MB normalmente si arriva fino a 22 grammi, ma questo è un ottimo compromesso, devo dire. Anche perché comunque è in stellare, è in bossolo 70 e stellare.
allora. Ok. Mettiamo pure il piombo nella cartuccia. Ecco fatto. Resta un poco di margine. Ecco, la compattiamo un po'. Resta un poco di margine per fare una stellare alta. Ora procediamo alla chiusura. Utilizzerò la solita la mia macchinetta, non ho altro, però con una bobina T2 della Cortina e Pessotti. Ok, vediamo un po' di chiudere.